Il progetto Cooperiamo a scuola ha coinvolto anche gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Oriani per insegnare loro a creare un'impresa con i principi del modello cooperativo. La classe terza C-RIM ha ideato un caffè dove offrire servizi soprattutto per universitari, un centro sportivo, uno studio di bellezza e una cooperativa per l'integrazione sociale. Praticamente il Kairos Anticaffè è un locale, diciamo, nel quale la gente invece di retribuire le consumazioni retribuisce il tempo che ci sta dentro. E offriamo diversi servizi, come per esempio il bar, cioè le consumazioni, diciamo, abbiamo predisposto un menù, e una sala studio, una sala riunioni, mettiamo anche a disposizione dei computer e dei tablet, e un piccolo palcoscenico nel quale loro possono, cioè nel quale noi magari possiamo fare delle serate, cioè lo utilizziamo per le serate quando il locale dopo le 10 chiude e magari un sabato o due si organizzano queste serate. A studenti, universitari, lavoratori, casalinghe oppure anche a chi ha voglia magari di provare uno spazio diverso. È nel centro sud di Bologna, in piazza Calderini. Il nome che abbiamo scelto, Kairos, viene dal greco che significa tempo e ci è sembrato opportuno. E il motto che abbiamo scelto è: non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto. Oltre al sito web abbiamo pensato ad una brochure che è ad esempio un volantino nel quale abbiamo appunto illustrato le nostre serate, il nostro locale, come funziona, e gli orari e anche i prezzi, le tariffe. E abbiamo messo il nostro motto e il nostro logo e abbiamo, diciamo, un po' detto chi siamo, i servizi che offriamo e dove ci possono contattare. Anche il nostro obiettivo sociale, e dopodiché abbiamo spiegato anche chi siamo noi, quindi abbiamo scritto anche un pochino su di noi, e dopodiché abbiamo messo anche le tariffe. È un'idea innovativa, visto che di questa cooperativa ce n'è solo una a Roma. Stanno pensando di farne una a Milano, ma comunque è solo un'idea e non l'hanno applicata. All'inizio potrebbe essere un po' difficile, visto che i costi sono tanti, ma i guadagni poco, visto che non siamo ancora conosciuti, ma comunque pensiamo che con il tempo dovrebbe migliorare, anche grazie alla pubblicità che ci faremo. È stata un'esperienza che mi ha insegnato moltissimo, a me e alle mie compagne, perché innanzitutto ci ha messo in un ambiente dove dobbiamo comunque cooperare e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Comunque abbiamo dovuto spartirci dei compiti e ognuno era responsabile comunque di se stesso e del suo lavoro. E quindi penso che sia anche un'apertura per uno sbocco per il mondo lavorativo. La nostra cooperativa è una cooperativa sociale di tipo B. L'abbiamo creata per aiutare le persone disagiate, come per esempio disoccupati, ex dipendenti, anziani e stranieri, per aiutarli rivalorizzando gli antichi mestieri come sartoria, falegnameria, calzoleria. I nostri vantaggi sono aiutare le persone a interagire tra di loro, conoscere nuove culture e anche magari a trovare un nuovo percorso lavorativo, per esempio per i disoccupati che non hanno più un lavoro. La nostra cooperativa si chiama Change e si occupa di migliorare l'aspetto interiore ed esteriore delle persone senza l'uso di chirurgia estetica, comunque di metodi che vanno a modificare troppo l'aspetto primario che è della persona. Insomma. In un'unica location abbiamo il servizio di hairstylist, estetista, stylist, psicologa, personal trainer e dietista. Abbiamo imparato a far nascere un'impresa con tutte le pratiche burocratiche
e anche organizzative. Parla soprattutto di un'agenzia che fa da tramite a delle persone che comunque vogliono sfondare in campo sportivo e anche comunque per esempio nel ballo, nella recitazione, nel canto, e che secondo noi ancora, soprattutto in Italia, non ci sono molte cooperative come questa. Comunque diamo un'opportunità a queste persone di sfondare in questo campo tramite comunque delle serate, dei campi, nel caso dello sport, nei campi da calcio, da basket, e anche e soprattutto abbiamo due sale all'interno del nostro stabilimento dove comunque si può provare, e inoltre cerchiamo di organizzare delle serate per farli conoscere. La location è Roma? Sì, esatto. Abbiamo organizzato, cioè abbiamo, siamo in contatto con dei locali di Roma che hanno accettato di ospitarci cioè per fare magari delle serate e degli eventi comunque relativi alla nostra attività. La nostra cooperativa ha deciso di mettere a disposizione degli sport tipo tennis, calcio, basket, ping pong e biliardo. In queste serate che organizzeremo verranno degli esperti che comunque valuteranno se una persona ha talento, cioè se una persona può riuscire a sfondare nel campo dove desidera.